Bene, benvenuti a questo appuntamento con 10 minuti con. Quest'oggi accogliamo nei nostri studi la neosindaco, anche se per il secondo mandato, quindi è stata rieletta proprio in queste ultime elezioni amministrative, Maria Luisa Simeone, sindaco di None. Ecco, benvenuta. Benvenuti, bentrovati a voi, ci siamo già frequentati per la campagna elettorale, quindi buongiorno a tutti i telespettatori, tutti i fruitori di questo servizio. Ecco, è una bellissima occasione questa perché comunque si tratta anche un po' di ringraziare i cittadini per la fiducia che hanno concesso, evidentemente 5 anni di amministrazione sono stati valutati positivamente, quindi a questo proposito un commento a proposito di questa rielezione. Ecco. Davvero una vittoria inaspettata per quanto riguarda i risultati. Io ho già esposto un manifesto a None dicendo ci 2.757 volte grazie ai cittadini che hanno creduto in me, non solo in me ma anche nella mia squadra, quindi una manifestazione davvero di stima e forse tra le righe si legge anche il buon governo di questi 5 anni. Non tutto è stato fatto, come dico sempre, perché i tempi sono molto ristretti, però abbiamo dato il massimo con la nostra, davvero con il nostro lavoro, la nostra dedizione, quindi questo i cittadini l'hanno capito e l'hanno apprezzato, per questo li ringrazio moltissimo. Tra l'altro determinante probabilmente è stata anche la sua partecipazione in qualità di candidata alle elezioni europee, che ha dato modo anche di dare lustro ad una cittadina, ad un operato amministrativo che evidentemente è stato apprezzato anche a livello regionale. Io credo che ci sia anche questa componente sicuramente, una candidatura alle europee non è da tutti i giorni, quindi io l'ho accettata molto volentieri per dare il mio apporto al Partito Democratico, credo di esserci riuscita perché nel mio piccolo sono riuscita comunque ad avere una valanga di voti per me e questa è una manifestazione ulteriore che chi lavora davvero, chi lavora sodo poi viene premiato, però non è merito nostro ma è merito di chi crede in noi, quindi dei nostri cittadini tutti, perché come è solito dire, come un sindaco deve dire, deve pensare, non è il sindaco delle persone che hanno votato ma è il sindaco di tutti i cittadini nonesi, quindi per questo io ringrazio davvero tutti. Insomma, quasi 3.000 voti a None, quasi 9.000 voti a livello della circoscrizione europea, sì, praticamente una media da quasi consigliere regionale, insomma come numero di voti. Ecco. Come numero di voti sì, quasi una media di un consigliere regionale, io non vivo di sogni però vivo di realtà, adesso sono il sindaco di None, ho comunque l'intenzione di andare avanti col mio programma in modo celere, più veloce possibile. Abbiamo adesso, dobbiamo dare l'inizio ai lavori di 18 alloggi in edilizia economico convenzionata e quindi questo credo che sia il mio primo passo, perché entro il mese di ottobre devono iniziare i lavori e siccome c'è una crisi davvero abitativa a None, spero che i cittadini nonesi possano trovare un conforto in questi 18 alloggi. So che non risolve assolutamente il problema degli affitti, perché 18 alloggi non possono risolvere un problema così grande, ma è l'inizio e continueremo ad andare avanti in questo. Ecco, signora sindaco, mi ha già anticipato, questo è uno dei primi passi che farà in questo che noi chiamiamo i primi 100 giorni di governo del secondo mandato appunto del sindaco Simeone. Ecco, quali sono le altre novità, le altre iniziative che avverranno sul territorio nei prossimi 3 mesi? Ecco, noi stiamo portando avanti una costruzione molto impegnativa che è la costruzione di un argine a tutela di un assetto idrogeologico a None abbastanza compromesso, stanno lavorando in modo molto molto intenso, i problemi ci sono sempre perché quando si realizzano queste opere sono opere difficili e complicate, anche perché i terreni su cui sorge questo argine sono terreni agricoli, quindi bisogna confrontarsi con il mondo agricolo che è un mondo anch'esso in sofferenza, non è soltanto l'industria ma anche il mondo agricolo e quindi dobbiamo cercare di danneggiare il meno possibile gli agricoltori e per fare questo però bisogna confrontarsi continuamente, andare avanti e cercare di essere impegnati su tutti i fronti. L'argine quindi, del completamento dell'argine e l'inizio dei lavori per quando riguarda, come le dicevo prima, le case, questi 18 alloggi in edilizia convenzionata. E poi ci sono tutti i lavori di manutenzione delle strade che devono essere ripresi, che sono ovviamente continuati, non sono mai stati fermati, perché da un'amministrazione all'altra praticamente non c'è stato nemmeno un giorno di riposo, quindi questo vuol dire continuare a lavorare per i cittadini, così come bisogna fare in tempo di crisi, soprattutto quando la gente si aspetta di più, perché davvero c'è poco. Ecco, da questo punto di vista, se lavorare per gli argini di un fiume è importante farlo quando non piove, quindi nel periodo estivo, in previsione periodo. Appunto delle piogge invernali, è anche vero che comunque non è stata protagonista la città di None, comunque il comune di None sono stati
stati protagonisti delle ultimissime battaglie per il posto di lavoro, proprio con il caso Indesit, che un po' l'ha portata anche agli onori della cronaca, in quanto lei si è battuta anche in prima persona, certo, per salvaguardare il più possibile questo importante stabilimento del gruppo Merloni sul territorio appunto piemontese. Ecco, le imprese e le industrie del territorio, questo sarà uno probabilmente delle attività che la terranno impegnata più a lungo, perché comunque il territorio di Nonne è insomma su cui si sono insediate grandissime fabbriche, grandissime industrie, sta soffrendo particolarmente questa crisi. Il territorio del Pinerolese, davvero, io dico sempre che il territorio del Pinerolese è stato devastato da questa crisi, perché moltissime aziende hanno chiuso. Noi per fortuna siamo riusciti a tenere aperta la Indesit, adesso c'è un problema di reindustrializzazione che deve essere portato avanti da parte della regione, quindi invito davvero l'assessore Bairati di far in fretta per portare avanti questo piano di reindustrializzazione che ci dovrà essere, penso, nel mese di luglio, e speriamo che le industrie possano avere una specie di boccata d'ossigeno da questo nuovo contratto che la Indesit aprirà, credo, con i sindacati al più presto possibile, spero prima delle vacanze estive oppure dopo le vacanze estive. L'importante è che i risultati vadano nella direzione giusta, cioè quella della non chiusura degli stabilimenti e quella di mantenere tutti gli operai che lavorano in quelle aziende. Altre aziende ovviamente sono in sofferenza. C'è anche qualche azienda invece che lavora molto bene, come la Domori, che ha dovuto comunque riaprire un ulteriore turno, quindi fanno mattina, pomeriggio e notte, e questo magari è più che positivo da questo punto di vista. Ecco, è vero anche quindi che non è soltanto il sindaco di una città ad essere responsabile ovviamente delle imprese che insistono sul territorio, ci sono una serie di istituzioni che si debbono occupare proprio di questi aspetti, di questi problemi. È chiaro che però al sindaco, al primo cittadino, solitamente i cittadini si rivolgono quando c'è qualche problema che insiste sul loro territorio. Ecco, l'impegno di un sindaco, quanto è importante per anche cambiare forse il destino, la sorte di alcune imprese che magari sono in difficoltà? Ecco, in questo caso, ecco, per fare un riassunto, qual è stato comunque il suo apporto nella vicenda Indesit e in altre vicende che possono aver comunque migliorato la situazione? Io devo dire questo: i cittadini si rivolgono al sindaco, il sindaco deve rivolgersi ad altre istituzioni, quindi regione e provincia. Io sono davvero grata sia alla provincia sia alla regione, perché mi hanno sempre ascoltato, non hanno mai fatto sentire la loro hanno fatto sempre sentire la loro presenza, quindi mai c'è stata assenza da parte loro. Questo è molto importante, perché per raggiungere degli obiettivi gli obiettivi vanno raggiunti insieme, quindi sindacati, regione, provincia e anche il governo. È stato davvero un unire le forze che ha dato poi dei risultati, quindi il sindaco da solo può fare ben poco, ma insieme ad altre istituzioni può fare molto, far sentire soprattutto la propria voce. Non bisogna mai mollare su nessun problema, fino allo sfinimento continuare a crederci e continuare a lottare, e questo è il mio impegno. Capisco che alcune soluzioni, come adesso la crisi del mondo del lavoro, è una crisi seria, ci sono tantissimi giovani che sono senza lavoro, e questo è molto difficile da far capire, però per un sindaco è comunque un problema che deve portare avanti e deve cercare di risolvere in tutti i modi. Abbiamo parlato del rapporto con le istituzioni, quindi anche con gli enti di grado tra virgolette superiore, come provincia, certo, e regione, di quanto sia importante comunque che ci sia un forte gioco di squadra. Evidentemente alla fine di questa settimana ci saranno le elezioni, i ballottaggi per la elezione del presidente della provincia di Torino. C'è Antonio Saitta, ricandidato alla presidenza per il Partito Democratico, e c'è Claudio Porchietto per la PDL. Ecco, da questo punto di vista sicuramente il sindaco di Nonne avrà un'indicazione per i cittadini di Nonne, certo, e per gli elettori in generale. Sono 8.000 le persone che hanno votato per lei scrivendo il suo nome sulle europee, probabilmente e la sua parola è attesa anche da queste 8.000 persone per capire che cosa fare, insomma. I miei cittadini sanno benissimo che il mio indirizzo politico è quello di sinistra, quindi del PD, e io veramente faccio un appello ai cittadini nonesi, a tutti i cittadini nonesi, di andare a votare domenica e lunedì e di votare per il presidente Saitta. Noi abbiamo insieme ad Ottavio presentato un progetto preliminare per una succursale dell'Istituto Alberghiero a Nonne. Proprio per questo, davvero, lo dico con tutta l'anima possibile, andate a votare domenica e lunedì, votate il presidente Saitta, perché con loro abbiamo iniziato un ottimo percorso e speriamo di poterlo continuare, di poter raggiungere il traguardo che tutti noi aspettiamo, quindi quello dell'Istituto Alberghiero, della succursale dell'Istituto Alberghiero a Nonne. Quindi ai miei cittadini vi prego, votate. Bene, ringraziamo allora Maria Luisa Simeone, nuovamente sindaco Grazie di Nonne, e la salutiamo per il prossimo appuntamento. Grazie a voi davvero. A presto.